Vecchie molte e nuove poche, anime del centrodestra chiamate a raccolta al Gran Teatro Geox nel segno di Energie per l'Italia, ricompattando una formazione politica che proprio a Padova salutava in quelle ore la disgregazione dell'alleanza Lega Forza Italia con il conseguente commissariamento della città. Stefano Parisi, indicato da Berlusconi quale successore alla guida della coalizione, è giunto nella città euganea con piglio deciso, nella ferma convinzione che il dopo referendum, per cui invita a votare no, proporrà un nuovo scenario in cui il centrodestra avrà un ruolo cruciale. Stefano Parisi, che centrodestra è questo? Oggi è una grande giornata che ricostruiamo il centrodestra che governerà l'Italia. Parte da qui, da Padova. Ma cosa vuol dire moderato? No, non è moderato, questo è il centrodestra che ha idee chiare, radicale nelle sue decisioni e molto pragmatico. Perché proprio da Padova? Perché oggi sono giornate importanti, in Italia sta per succedere delle cose molto importanti, fra poco cambierà lo scenario politico e da Padova si deve partire perché è una delle aree più ricche e più produttive del paese. Mi pare che abbiamo una bella crisi a Padova, quindi il centrodestra anche a Padova dimostra che così com'era scoppia. Allora, se quel centrodestra va superato, tutto è utile a costruire dei progetti. Oggi ascoltiamo. Parisi è l'uomo giusto? Ah, io non so chi è l'uomo giusto, se è l'uomo della provvidenza o l'uomo che oggi costruisce dei progetti. Quello che conta è che tutti devono mettere in qualche modo il loro sforzo, la loro forza in un progetto che rimetta assieme questo centrodestra che non è più quello che aveva il 40% nel vecchio Popolo della Libertà. Se c'è un centrodestra, io non remo per mandare a casa un'amministrazione, ma per avere dei chiarimenti. E comunque coinvolgerei tutto il partito, cosa che non è stata fatta, per prendere una decisione. Certo che se il centrodestra è quello che si è visto a Padova. Il centrodestra non è quello di Padova, perché a Padova ci sono dei personaggi che culturalmente, e parlo sotto il profilo politico, valgono meno dello zero. La mia meraviglia è che Berlusconi nomina persone che non sono in grado di poter gestire sotto il profilo politico una città. Quello che cerchiamo è di riaggregare tantissime persone che si erano allontanate da una politica un po' schifati e una politica molto sterile. Il fatto che molte persone si sentano ancora coinvolte vuol dire che siamo sulla strada giusta. Questa è una regione straordinaria che ha resistito a questi 10 anni di crisi. Certo, ha avuto 20.000 imprese in meno, però quelle che hanno resistito hanno aumentato la capacità di esportazione. È ancora una realtà manifatturiera dove c'è una lunga e tradizione, importante tradizione manifatturiera, e quindi dobbiamo ripartire da qui, perché da qui viene quell'energia vitale che sono le imprese private. L'occupazione non la fanno la spesa pubblica o i bonus, la fanno i grandi investimenti dei privati.